professor del farmacalcio 1913 ha stupito tutti perché l'assessore Viascala ha detto: io non me l'aspettavo. Com'è successo? Cos'è successo? No, innanzitutto non sono un artefice, anzi devo ringraziare tutte le persone che hanno creato le premesse per questo accordo, in particolare Paolo Pizzarotti, Guido Barilla, Giampaolo Dallara, tutti gli azionisti di Nuovo Inizio. Diciamo che si sono sposate due direttrici importanti. Da un lato ci ha fatto piacere che una multinazionale come Aon abbia riconosciuto che i valori intorno a cui stiamo costruendo il nuovo Parma sono anche a livello internazionale apprezzati ed è una bella storia su cui i marchi hanno piacere associarci. Dall'altro c'è il fatto che una composizione azionaria diffusa come quella del nuovo Parma permette a chi vuole crescere nel nostro territorio di utilizzare il Parmacalcio come piattaforma per entrare in contatto con tutte le principali aziende del territorio. L'obiettivo per noi è che si riesca a vincere tutti, che vinca Aon, che sviluppi quindi più business in un territorio industrialmente forte come quello di Parma, che vincano le aziende che possono sfruttare i servizi di un leader e quindi avere dei vantaggi rispetto all'esistente, e che poi ovviamente vinca anche il Parma, che può contare su una sponsorship prestigiosa e che ci aiuti a vincere anche in campo. Ecco, questo pensiero dello sponsor, questa realizzazione è un pensiero obiettivamente in grande, perché appunto se si pensa che Aon è legato al Manchester United, per cui così a livello proprio ideologico è un grande pensiero. Allora quanto davvero pensa in grande il Parmacalcio? Cioè, al di là di riuscire ad arrivare magari diciamo, nel calcio che conta il più, tornare nel calcio che conta il più in fretta possibile, quante altre idee ci sono? Qualcuno ce la vuol dire? No, Parma cerca di fare davvero le cose passo dopo passo. Parma non deve scordarsi quello che è successo, Parma deve ripartire come sta ripartendo dalla solidità, nel senso come è condizione necessaria. Parma sta facendo dei piccoli passi e mentre fai i piccoli passi è bello avere grandi sogni. Oggi sono sogni e piano piano, un passo dopo l'altro, i sogni possono diventare obiettivi e se riusciamo a mantenere questa unità di intenti, di città, non è detto che qui non possano realizzarsi davvero questi sogni. Ecco, perché il contratto è triennale, quindi chissà insomma che in 3 anni il Parma non possa tornare insieme ad Aon in Serie A, e poi c'è da ricordare che appunto Aon e l'Old Trafford hanno creato insieme questo stadio adesso, nel Manchester United, e chissà che in questo senso non possa anche utilizzarlo Parma Calcio 1913. Ripeto, sognare è bello, ci conosci, noi adottiamo invece una politica dei piccoli passi. Non ci piace fare annunci su cose che oggi non sono all'ordine del giorno, anche se a volte va di moda. Però non è detto che appunto un passo alla volta si possono realizzare grandi cose. Sicuramente avere al nostro fianco uno sponsor di questo tipo ci stimola a pensarle, ci stimola a cercare il modo in cui le cose poi possono davvero accadere. Ecco, per l'ultima domanda, per concludere il triennale, come li avete convinti? Cioè, facciamo 3 anni perché? Perché gli abbiamo proposto. Perché sarete dove? No, non c'è davvero una... Non abbiamo scadenze. Al tempo stesso per lavorare insieme, nel momento in cui le persone e i progetti piacciono, c'è bisogno di un po' di tempo. Nel senso, quindi per ora è un accordo triennale, ma ci auguriamo di lavorare insieme per tanto tempo. Complimenti. Grazie.